Amici ascoltatori, allegria! Benvenuti a questa nuova puntata del Moon Talk. In regia abbiamo Francesco e a condurre c'è Mike. Buongiorno, no, c'è Andrea. Ciao Francesco, buona settimana. Buona settimana, che saluto è buona settimana? Buona settimana! Buona settimana. Perché non ti piacciono i miei saluti? Vabbè. Comunque, Francesco, dici qual è l'argomento della puntata di oggi? Oggi parliamo di calciatori Parmini. Cacciatori Parmini, infatti abbiamo deciso di reinterpretare il classico logo delle figurine Panini e a modo nostro e a modo gialloblu. Infatti non vediamo il classico giocatore che fa la rovesciata, che non, leggenda narra fosse Bettiga. Chi era? Ma secondo me era proprio il signor Panini, non lo Lui so. stesso che probabilmente Sì. faceva. Ma abbiamo Fabio Lauria. Fabio Lauria che è tornato con questa bicicletta, con questa rovesciata un po' storpiata, non è proprio una rovesciata classica, ma bella e quel gesto proprio che ti fa felice. Il gesto forse che questo calciatore si meritava dopo tantissimo tempo passato a riabilitarsi dal suo gravissimo infortunio. È una cosa di cui siamo veramente contenti e che ci ha veramente svoltato la giornata. Una giornata che se no avrebbe visto sicuramente un pareggio, perché il Parma sceso in campo non era a Cesena, non era sicuramente spumeggiante. No, mi è sembrato molto in difficoltà, soprattutto con le basi, diciamo. Sì, non aveva le idee chiare, forse Forse sì. è rimasto un po' negli spogliatoi, un po' addormentato, e quindi ci voleva il colpo del singolo, il colpo che ti fa urlare di gioia, e c'è stato, insomma, c'è stata questa bellissima rovesciata che ha regalato i 3 punti al Parma e forse un passo in più verso la promozione, insomma, se non Sicuramente ricordo. adesso è molto più facile. È Cioè, molto più facile, insomma, più perché. vicina. Sì, quindi questo colpo tecnico, vuoi descrivercelo te che giochi a calcio, Francesco? È difficile da Come? fare? Devi essere un po' coordinato, cioè. Puoi anche saltare e non beccare la palla, come faccio io, più o meno. Spieghiamo anche che c'è anche una difficoltà tecnica per cui non puoi farla, cioè puoi farla, ma non deve essere di pericolo per l'avversario, quindi non Vabbè, però, cioè, non la puoi mica però annullare. in questo caso non era di pericolo per nessuno, non era fuori gioco perché le telecamere hanno dimostrato che non era fuori gioco e quindi. Solo l'ho messo in dubbio, ma perché dalla TV non si vedeva dove era il E difensore. quindi ci accodiamo al commento di Sandro Melli che ha detto. È un gol della Madonna! Ecco, insomma, ha detto così perché è stato veramente quel gol che non ti aspetti, il gol al 90esimo nei minuti finali che ti dà questa gioia. Una partita che forse è anche un po' l'emblema di questa stagione del Parma, giocata sicuramente con una grandissima solidità difensiva, ma con un po' di, possiamo dire, un po' di noia a certi punti, cioè questi incontri che non vengono mai sbloccati, noiosi, poco motivati, Ma alcuni sai, alla errori. fine, quando una squadra comunque è forte, ha il carattere, ovvio che le altre squadre possono dargli il filo da torcere, perché adesso io faccio un paragone con la Juventus e comunque. Inquadrati che sei bellissimo. Grazie, grazie. La squadra più forte del campionato italiano in Serie A, l'odiata, la nostra odiata Juventus, però è la più forte, non si può dire niente. Sono state le partite anche per loro in cui hanno di avuto difficoltà nel vincere, ma poi comunque se una squadra è forte alla fine ce la fa. Quindi, che vinca 5-0 dal primo minuto al 1-0 all'ultimo minuto, insomma, non cambia niente. Come dicevo io, a parte invertiti l'anno scorso, è la storia del cattivo che vince sempre alla fine e poi picchia il Sì, bambino piccolo. perché c'ha più grinta, c'ha più Sì, carattere, si c'ha vede. anche più classe, Più può classe. avere, quindi può anche permettersi di giocare una partita male, ma puoi sbloccarla grazie a un colpo del singolo. Partita quindi giocata in maniera un po' noiosa, non ci è piaciuta tantissimo e quindi abbiamo titolato anche calciatori però Parmini, perché non sono calciatori del Parma, ricordiamo sono calciatori che hanno un tasso tecnico che cioè, non sono sicuramente paragonabili ai gloriosi calciatori crociati di un tempo, o gialloblu, ecco, forse più gialloblu che crociati. Non sono quei calciatori che ricorderemo negli anni, però sono comunque il nostro momento attuale e quindi è giusto celebrarli con le dovute proporzioni, perché adesso si è parlato in settimana della rovesciata, gesto tecnico che va ricordato nei secoli, io non credo che questa sia la giornata che i tifosi crociati ricorderanno da qua a No, no. 30 anni. È sicuramente una bella giornata da ricordare in questi momenti, però io spero di ricordarne molte più belle più avanti, ecco. Quindi con Parmini voglio anche ridimensionare comunque questo clima di gloria che si stava andando a creare, forse un po' troppo esagerato. Detto questo, io mi chiedo una cosa e ti chiedo una cosa, Francesco. Con Fabio Lauria in campo, tutto il campionato, avremmo assistito a un Parma diverso? Oppure secondo Secondo me no. te non avrebbe comunque cambiato le prestazioni della squadra? Beh, Non. adesso Lauria ha giocato molto più a inizio Ah, cioè, poi campionato. se. Sì, però ha giocato all'inizio del campionato, poi ha avuto un lunghissimo periodo di stop in cui il Parma ha fatto comunque fatica a vincere delle partite, le ha vinte comunque, cioè non ha mai perse, però non ha peggiorato, ha avuto un'involuzione anche dal punto di vista del gioco.
Ma non, secondo me lì in attacco, a parte c'era forse, poco da fare. No, a parte Barai, siamo tutti più o meno allo stesso livello. Ovunque, poi, ovunque tu li metti in posizione, non fa molta differenza, secondo me. Quindi non avrebbe fatto quella differenza che, insomma, avrebbe magari dato più spettacolo all'attacco. Ma secondo me non sarebbe cambiato niente. Cioè. Ok, no, io lo ho chiedo. Ho smorzato il discorso, però. No, è vero, ma è giusto così. È giusto senza così. Togliere niente alla teoria, però abbiamo un attacco forte nel complesso. Quindi è giusto che se un titolare o comunque uno che merita di giocare sempre, se si fa male, abbiamo un sostituto all'altezza. Questo è il punto. Questa vittoria ha consentito al Parma di volare a quanti punti, Francesco? Di volare a. Aspetta che ci l'è, sono 75 punti. 75 punti, abbiamo recuperato quindi ed aumentato il distacco sull'Alto Vicentino di 9 punti e, uh-huh. E adesso insomma è un bel vedere da lì su. Sì. Insomma 9 punti di distacco a pochissime giornate dal termine, è veramente, insomma, ho fatto il calcolo che il Parma deve vincere, abbiamo detto, a 88 punti. Sì. E quindi deve vincere la sfida col Legnago, col San Marino, col Limonese, col Delta Rovigo e poi permettersi di pareggiare la sfida del Ravenna per arrivare a 88 punti. Quindi nelle prossime partite, quindi 1, 2, 3, 4 vittorie e un pareggio per poter avere la matematica certezza della vittoria. E quindi sono 21 i punti in palio? No, ce ne sono di più poi dopo di partite. Questi sono i punti per arrivare alla matematica promozione. Ok, no, ho detto ci mancano 7 partite se non sbaglio. Mancano 7 partite, quindi sono 21 punti. Se la matematica fai 3 per 4 più 1, cosa c'entra più 1? Perché 3 punti per, 4, per le prossime 4 partite più un pareggio. Ma andiamo avanti. Dai, non sai fare 3 per 4 più 1, non sono 21. Che 3 punti. Per 4? Sono 7 partite, 3 per 7 è 21. No, non devi. Mancano 7 partite, ma quelle necessarie per vincere. Sono al massimo 21 punti, dico io. Ah, vabbè, quello sì, boh, ok. Basta. Ma io ti sto parlando dei punti necessari per la matematica vittoria. Ma sì, ma poi tutti gli altri. Tu invece punti al record assoluto nel campionato, un'altra cosa. No, il punteggio massimo che si può raggiungere. Ma ci daremo botte dopo. Parliamo adesso dei top e flop di questa partita. Io e Francesco ci siamo scervellati. Chi potremmo mettere? Chi potremmo convocare? Mi sono scervellato tanto, diciamo. Sono usciti questi nomi, ovvero Fabio Lauria, ovviamente per tutto quello che abbiamo detto merita la posizione di migliore in campo, è rientrato, si è preso i 3 punti e si è preso gli applausi dei compagni, della squadra, dei tifosi, tutti insieme, un bellissimo momento regalato da Fabio Lauria. Isvarai, perché comunque ci ha provato, è stato insomma sempre quella scintilla, ha dato l'impressione di poter essere pericoloso perché poteva fare un po' quello che ha fatto poi Fabio Lauria, poteva tirare fuori il colpo dal cilindro, poteva comunque sbloccare la partita in qualsiasi momento se si fosse svegliato e comunque è stato pericoloso in qualche occasione. E poi ho deciso di mettere Daniele Merandri per incapacità di avversari, cioè più che altro perché gli altri giocatori del Parma sicuramente non avrebbero meritato, forse Zommers, forse Lucarelli, ma comunque non c'erano dei voti molto alti. Ho deciso di premiare in questo caso Melandri perché è entrato in campo pochissimo dopo, è stato espulso al Grifogli e lui si è dovuto reinventare centrocampista e l'ha fatto con ha fatto un po' ha fatto tutto quello che serviva e l'ha fatto molto bene, devo dire che insomma ha saputo dimostrare attaccamento alla squadra e volontà di sacrificio, cosa che è importante anche come segno per i più giovani. Per i flop invece ho scelto Alessio Grifogli perché ovviamente due ammonizioni. Non è che abbia giocato male, però naturalmente l'espulsione al grave, sì. Ventesimo cos'era, del secondo tempo mette in difficoltà tutta una sprida sullo 0-0. Poi comunque c'è da dire che questa espulsione ha fatto comunque rinvigorire il Parma, l'ha fatto un po' svegliare. E forse magari sarebbe finita in pareggio se non ci fosse stata la sua espulsione, ma questo va bene. E, Alessio Grifogli tra l'altro squalificato per 2 giornate. Sì, per un calcio un plexiglass che secondo me adesso la Lega si sta accanendo qualsiasi cosa, non si capisce. Vabbè, ma non parliamo di questo. Ok, Giacomo Ricci non ha fatto bene. Non l'ho visto, a me nel primo tempo parecchi errori, insomma non è brillato particolarmente, ma insomma si è notato di più in negativo. Ecco. Francesco Corapi, altro terzo flop, perché secondo me non è il suo ruolo quello dove viene schierato in ultimi È stato comunque arginato bene dagli avversari. Sì, però dai, sei Corapi, non puoi essere arginato bene dal... Diciamo che gli avversari erano la partita l'hanno preparata bene, a me è sembrata così, sono riusciti a tappare... Come avrebbe detto Melli, partito preparato bene... Vabbè, non lo so, dai. Va bene. Comunque, andiamo invece adesso a parlare del prossimo avversario. Il prossimo avversario sarà... Chi sarà, Francesco? Il Legnago. Salus. Perché Salus? Perché sì, Salus. Lo chiederemo. Cioè,
squadra fondata nel 1921 che insomma non ha mai avuto grandi picchi storici, però è comunque una squadra storica che all'andata abbiamo battuto per 3-1 con gol di Corapi, Melandri e Musetti e il gol loro all'85esimo di Broso. Broso. C'è Brozovic in Serie A, loro hanno Broso. E formazione nona, 46 punti, che ha poco da chiedere a questo campionato, secondo me. Sì. Loro scenderanno in campo, vorranno fare una bella prestazione contro il Parma, sicuramente, però non è la squadra che... cioè, allora, se parliamo contro il Legnago, andiamo a fontanellata a piedi, ecco, insomma, ecco, diciamolo. Poi ha giocato domenica contro il Campo d'Arsego, formazione che milita nel campionato di Girone C ed è in seconda posizione e ha perso 2-0. Insomma, questo a scopo informativo, hanno fatto questa amichevole. Per la trasferta, Francesco, adesso dici, come comunicato, come potete vedere dal sito del Parma, sono a disposizione quanti biglietti? 1267 ripartiti tra la tribuna laterale, quello ospite, insomma, sono abbastanza comunque per chi vuole andare a vedere questa partita. Avrà comunque la possibilità, non ci sarà forse la rissa per andare a Legnago Salus, però a vedere la partita con Legnago Salus, però comunque le possibilità ci sono. E per l'occasione che formazione ci aspettiamo? Ci aspettiamo una formazione, non lo so, dimmelo tu. No, tu che formazione ti aspetti? Per voi vediamo la mia. Ma vediamo, io mi aspetto... non copiare. La classica formazione, dai. Ok, dai, falla vedere. Per l'occasione io mi aspetto ancora l'utilizzo di un rombo. L'utilizzo di un rombo, ma è un rombo un po' rimaneggiato, perché sulla sinistra, amici, non c'è più nessuno. Come no? Saporetti è rotto. Agrifogli è rotto. È squalificato. Ricci, quindi, rimane l'ultimo terzino disponibile. Poteva essere impiegato anche Benassi, però Benassi... Ma non c'è Messina anche? No, Messina gioca sulla destra. Vabbè, ma dai, ma un'ala sa fare tutte e due le fasce, dai. Insomma, io so farlo. Raramente l'abbiamo visto sulla sinistra, Messina. E quindi Ricci, quindi conferma per Ricci che dovrà dimostrare di essere tornato quello di una volta, quindi sarà chiamato a dire, cavolo, ci sono ancora, perché, insomma, non scherziamo. Ecco, e poi vabbè, linea difensiva, c'è ancora due facce, Luca. Aspetta, zoomiamo. Sì, zoomiamo un po'. Due facce perché è veramente pregevole. Cioè, Lucarelli con Benassi, perché sempre c'è questa spada di Damocle della squalifica che dovrebbe arrivare, ma non si sa mai quando arriverà. Sì, si sarà da due settimane. Compagno di reparto difensivo, ovviamente, Caccioli. Poi vediamo Caccioli qui. Giorgino, come al solito, è impossibile pensare di togliere. Adorni dove lo lasci? Scusa. Giustamente, sì, giusto, bravo. Al terzino destro, io continuo a insistere su Adorni perché, ragazzo, secondo me, prima o poi ci prenderemo. Lo schiereranno titolare, noi continuiamo a lanciarlo. Insomma, non vorrei avviare una petizione. Insomma, siamo quasi alla denuncia. Sì, perché secondo me ha sempre fatto bene. Sì, infatti. Non ha un gran piede quando calcia, però. No, non è che gli si può dare. Vabbè, Giorgino in mezzo come regista basso. Regista alto, attenzione. Come spezzacaviglie anche. Vabbè, no, non necessariamente. Come regista alto, Corapi. Perché Corapi, questa è la sua posizione, ha fatto benissimo. E quindi per me dovrebbe giocare in questa posizione. E sulle. Come si può dire? Sulla fascia, che poi in realtà sul rombo gli attaccanti, cioè i centrocampisti non vanno proprio sulla fascia, sì, ma secondo me questo non è proprio il suo ruolo. Sì, esatto. Abbiamo Simonetti, classe 96, al posto di un Miglietta un po' appannato, insomma. Ci aspettiamo il suo gol. Esatto, ci aspettiamo il gol di Simonetti. E dall'altra parte, con fatica vado dall'altra un'altra delle mie grandissime crociate, Melandri titolare. Per favore, mettetelo, ha fatto bene anche in una posizione che non era sua. Cosa deve fare questo ragazzo per essere titolare? Cioè, segna. Beh, giocate anche tutte, dai. Segna sempre. Per me meriterebbe sempre il posto titolare. Perché in attacco abbiamo in attacco, esatto, abbastanza ferrate. Non si può più fare niente. C'è il signor Barai e il signor Longobardi che comunque fanno bene. Ecco, l'ultima partita Longobardi è un po' più appannato. Forse non mi è piaciuto tantissimo. Ma come fai a dire a Longobardi sta in panchina? Cioè, io non me la sento di metterlo in panchina. Non ce la faccio. Se voi avete il cuore, fatelo voi. Io proprio non ce la faccio. Comunque volevo far notare gli applausi per Guazzo all'entrata. È vero, bravo. Gesto, perché la tifoseria non si può permettere di... Cioè, non è giusto, secondo me, fischiare un proprio calciatore. Quindi, finché non sarà mai del Parma, deve essere applaudito sempre. Sai cosa ti dico? Che mi piacerebbe tantissimo se venisse schierato titolare domenica prossima. Ma io Guazzo lo stimo. Poi vabbè, ha avuto sfortuna, c'è da dire, però... È anche un po' un principino.
Non capisco cosa vuol dire. Vabbè. Ah sì, è un po' la prima donna lui. Però, va bene, ma queste sono tue cose. Va bene, per chiudere, piccola postilla, come diceva il genio in Aladdin. Il Parma è di nuovo tornato agli onori della cronaca. Pensate voi, ci onorano. Parlare di sé. Ci onora la FIFA, non ci caga il campionato italiano. Però questa è l'idea. Infatti è uscito un servizio bellissimo della FIFA TV, sul Parma Calcio, su quello che sul lavoro che si sta facendo per riportarlo ai posti che merita. È un bellissimo, adesso vi linkeremo poi in descrizione, sì, un video di 5 minuti, non vi porta via tantissimo tempo, c'è un'intervista, i giocatori sono, poi quello che dicono viene ritradotto in inglese, mi faceva notare Francesco che però viene tradotta la metà delle cose che dicono, sì, però molto brevemente viene tradotto, viene sintetizzato, comunque è molto bello, insomma hanno fatto questo breve servizio ma ha molto d'impatto. Questa è proprio la pagina FIFA in cui potete trovare il servizio Parma Back from Death, cioè From Dead Valley. Sai che c'è la Food Valley una volta, adesso siamo dalla Dead Valley praticamente. No, è bello. Ok, detto questo vi diamo appuntamento la settimana prossima con il Moon Talk, e perché noi ci saremo. E voi? E voi? Non si sa. Buona settimana.